Allora, signori colleghi, signori consiglieri dell'ordine, signor Presidente onorario, signori magistrati presenti, rappresentanti associativi pure dell'Avvocatura che sono qui presenti anche per il circondario, quindi anche per la sezione di Lodi Garganico, i rappresentanti delle altre categorie professionali che abbiamo, gli amministratori. Sappiamo che il sindaco ci deve raggiungere perché ce lo ha comunicato pochi minuti fa, quindi sta per raggiungerci provenendo da un altro impegno istituzionale. Salutiamo la stampa per l'interesse che sta manifestando per questa problematica e che sta manifestando poi in questo momento, proprio in questa giornata. Anch'io a mia volta esprimo soddisfazione per la partecipazione tale da costringervi purtroppo molti anche a rimanere in piedi. È un buon segnale comunque questo, il disagio dispiace ovviamente, però significa che l'attenzione per questo problema mano a mano è salita. L'Ordine degli Avvocati da 26 mesi presta attenzione a questo problema, da agosto del 2011. Siamo convinti che non stiamo chiedendo un favore a nessuno, non stiamo chiedendo aiuto a nessuno, stiamo chiedendo l'applicazione della legge, perché visto che la riforma della geografia giudiziaria poggia su una legge e visto che siamo in uno Stato di diritto, è quella che deve essere applicata. Soprattutto il primo anno, allorché avevamo da relazionarci con un governo tecnico e con elementi e soggetti tecnici, ritenevamo di avere tutte le carte in regola e riteniamo, è oggettivo che ce le abbiamo tutte le carte in regola, perché applicando proprio la legge Lucera non dovesse vedere la sua soppressione come tribunale e poi riguardo anche agli altri uffici, alle sezioni distaccate, che altrettanto non dovesse succedere quantomeno per Rodi Garganico. Il fatto che si sia previsto ad oggi che il 13 di settembre debbano chiudere 30 tribunali e 220 sezioni distaccate non avrebbe dovuto assolutamente riguardarci. Noi abbiamo sempre dichiarato che eravamo favorevoli ad una riforma della geografia giudiziaria perché vi sono zone d'Italia nelle quali la inefficienza del sistema giustizia è sotto gli occhi di tutti. Però se bisognava allora seguire i criteri previsti proprio per poter fare questa riforma, e allora bisognava considerare questo, che poiché il Tribunale di Lucera con il suo circondario si ritrova ad essere, lo abbiamo già detto un po' di volte, l'ottantesimo su 165 tribunali d'Italia, se decidevano di chiuderne altri 85, arrivando all'86esimo, salendo la graduatoria, allora a quel punto avrebbe dovuto riguardare noi e le nostre sezioni distaccate. Poiché invece così non è, così non sta succedendo, cioè il 13 di settembre noi ci ritroviamo la bellezza di 65 tribunali più piccoli del nostro che rimangono in piedi, rimangono operativi, è chiaro che dobbiamo gridare ad una chiarissima ingiustizia ai danni di questo territorio, della collettività di un esteso circondario come quello appunto di Lucera e dei suoi uffici giudiziari. Dobbiamo venire ai giorni nostri, chiaramente, adesso per vedere che cosa sia possibile fare senza dover ripercorrere le tappe. Venendo ai giorni nostri, abbiamo dovuto affrontare anche l'argomento della possibilità di utilizzo degli immobili che ospitano i nostri uffici giudiziari, perché nella malaugurata ipotesi di efficacia delle soppressioni a partire dal 13 di settembre bisognava comunque verificare, bisogna ancora verificare, se vi sono spazi sufficienti presso i tribunali accorpanti per raccogliere tutte le procedure dei circondari che vengono soppressi. Per quanto riguarda la nostra provincia, il Tribunale di Foggia non è nella condizione, non ha gli spazi oggi sufficienti per assorbire il lavoro della sede circondariale di Lucera e delle sezioni distaccate di Rodi Garganico e di Apricena. Mancano all'appello dai 4.500 ai 5.000 metri quadrati che sono necessari per questo tipo di attività. In particolare 4.500 metri sono necessari già soltanto per Lucera, perché Lucera non è un tribunale piccolo, svolge nel suo palazzo di giustizia attività sia collegiali sia monocratiche,
per tutti i settori della giurisdizione, sia penali sia civili, con un organico di 16 magistrati per la giudicante e di 6 magistrati per la Procura della Repubblica, quindi in totale 22, e solo per fare un esempio, il Tribunale di Lucera è più grande del Tribunale di Macerata, solamente per dirne una, cosa che avrebbe dovuto perciò consentirci da subito di non doverci affannare come ci stiamo purtroppo affannando 24 ore su 24, forse anche 48 oramai su 24 al giorno, per questa vicenda che oramai per noi sta assumendo la figura kafkiana di un percorso semi-allucinante, per non dire completamente allucinante, perché cercavo di spiegarmi certe volte, ma stiamo sognando, purtroppo invece è proprio la realtà quella che stiamo affrontando. Una realtà che ci sta facendo sempre più capire ogni giorno che da un lato c'è chi non vuole proprio fare in modo che si abbia giustizia, dall'altro c'è chi non ha la possibilità, non ha la forza, non riesce a far sì che la voce di Lucera e del suo circondario si possa fare ascoltare, torno a ripetere, non per chiedere chissà quale favore, chissà quale piacere, chissà quale aiuto, ma solamente per chiedere l'applicazione della giustizia in uno Stato democratico di diritto. In questi ultimi giorni, in questa estate, che è la terza estate che stiamo occupando completamente per il problema della salvezza dei nostri uffici giudiziari, si è dovuto affrontare anche allora l'aspetto riguardante l'utilizzo dei nostri palazzi di giustizia nelle ipotesi comunque purtroppo di soppressione. Quindi andiamo sotto la denominazione di Tribunale di Foggia a partire dal 13 di settembre, ma si deve vedere quali sono le attività che possono proseguire per un certo tempo presso gli attuali palazzi. Un decreto del Ministro dell'8 di agosto, che abbiamo conosciuto il 10 di agosto, ha previsto per Lucera, e dobbiamo dire soltanto per Lucera e pochi altri tribunali ad agosto, e nell'ambito di quel gruppo di tribunali che conosciamo oramai bene, che è quello di quei tribunali che hanno i parametri in ordine e superiori a quelli di una serie di tribunali salvati, soltanto anche Pinerolo aveva avuto un'applicazione di un articolo, l'articolo 8 del decreto legislativo 155 del 2012, che è quello sulla riforma della geografia giudiziaria, per poter conservare l'utilizzo del proprio palazzo di giustizia per un certo tempo. Pinerolo per un anno e 10 mesi per quanto riguardava la Procura della Repubblica, mentre Lucera fino a 5 anni sia per il Tribunale sia per la Procura della Repubblica. Nascono problemi di natura interpretativa da subito, già ad agosto, perché è previsto dal decreto del Ministro che al Palazzo di Giustizia di Lucera possano proseguire fino a un massimo di 5 anni le attività procedurali, processuali del settore penale e del settore civile, fatta esclusione però della sezione lavoro e previdenza e della sezione fallimentare. E che anche le sezioni di Apricena e di Rodica Arganico debbano portare i loro procedimenti su Lucera per lo smaltimento dei procedimenti pendenti. I giudizi nuovi comunque tutti da proporre presso il Tribunale di Foggia. Nascono problemi di natura interpretativa perché dalle indicazioni che vengono ricevute presso il Ministero si viene anche a sapere che, pur essendo specifico in maniera piena il decreto dell'8 di agosto, perché dice chiaramente quali sono i settori che devono essere conservati per lo smaltimento nel nostro circondario e quelli che invece vanno a Foggia, vi è comunque una interpretazione che porta dal Ministero stesso ad autorizzare la Presidenza del Tribunale di Foggia e la Procura della Repubblica di Foggia ad utilizzare le strutture a disposizione secondo le esigenze organizzative che siano avvertite dai capi degli uffici. Parliamo però degli uffici di Foggia, perché stiamo comunque parlando del Tribunale di Foggia come tribunale che oramai va a inglobare tutti gli uffici della provincia. Conseguentemente viene predisposto dalla Presidenza del Tribunale di Foggia e dalla Procura della Repubblica di Foggia
un cosiddetto cronoprogramma per i trasferimenti di fascicoli e di procedimenti da Lucera verso Foggia, che si discosta anche da quello che è stato previsto nel decreto di agosto. Perché mentre il decreto di agosto prevedeva che le sezioni lavoro e fallimentare dovessero essere portate su Foggia, la sezione fallimentare rimane comunque su Lucera, secondo questo nuovo, questa nuova determinazione amministrativa, e l'ufficio GIP GUP invece da Lucera dovrebbe andare in quel di Foggia, e altrettanto la Procura della Repubblica. La Procura della Repubblica di Lucera dovrebbe andare in Foggia, quindi già di insediarsi proprio fisicamente nella struttura foggiana. Quindi abbiamo un decreto che dice una cosa, una interpretazione che ne dice un'altra e anche un'applicazione che oramai porta verso una differenza notevole rispetto a quello che è previsto nel decreto, perché viene predisposto un cronoprogramma attraverso il quale si deve procedere ai traslochi, ai trasferimenti di arredi, di archivi, di fascicoli dalle varie sedi giudiziarie della provincia. Viene predisposto questo cronoprogramma che nel frattempo sta già avendo esecuzione per quanto riguarda le sezioni distaccate del circondario foggiano. In questo momento dalle sezioni di San Severo, di Cerignola, di Manfredonia e di Trinitapoli è già cominciato il trasferimento, il trasloco di beni, di arredi, di archivi presso il Tribunale di Foggia e anche, dobbiamo dire, presso lo stesso Palazzo di Giustizia di Lucera, che sta già ospitando arredi che provengono dalle sezioni di San Severo, di Cerignola e di Trinitapoli. I fascicoli stanno comunque per essere portati invece al Tribunale di Foggia. Queste sezioni distaccate stanno adesso avvertendo la sensazione del terreno che sfugge sotto i piedi e vi sono delle manifestazioni di protesta. Però il programma sta andando regolarmente avanti secondo quello che è stato stabilito. Era previsto che dovesse cominciare il trasloco anche per la sezione lavoro e a questo punto, come vi dicevo, in virtù di quella interpretazione anche della sezione GIP GUP, come pure della Procura della Repubblica, già da una settimana. Anzi, inizialmente era stato previsto di farlo già alla fine di agosto, poi a partire dal 2 di settembre e a seguito anche di una serie continua di visite del nostro ordine e della mia persona presso l'ufficio della Presidenza del Tribunale di Foggia, di ottenere, in attesa poi degli eventi che ci facevano dare speranze per una salvezza definitiva dei nostri uffici, un rimando, un rinvio di queste operazioni di trasloco, che in questo momento sono previste a partire dal lunedì 9 di settembre, secondo quel cronoprogramma rimandato a seguito delle nostre richieste. Da lunedì si sarebbe, possiamo già usare comunque questo termine, si sarebbe dovuto cominciare il trasferimento dalla sezione lavoro, della sezione GIP GUP e nei giorni successivi dalla sezione di Apricena e poi ancora dalla sezione di Rodi Garganico. Tra l'altro dobbiamo tenere presente, a proposito delle sezioni distaccate, che mentre per la sezione di Apricena purtroppo non vi è una idoneità prevista così secondo i requisiti indicati dall'articolo 8 del decreto legislativo, invece l'immobile di Rodi Garganico, che come tutti sappiamo è la sede più lontana d'Italia da un'altra sede di giustizia, l'immobile di Rodi Garganico risponde ai requisiti di idoneità richiesti proprio dalla normativa sulla conservazione degli immobili per almeno lo smaltimento dei procedimenti pendenti. Subentra nel frattempo questo decreto ulteriore del Ministero. Però di là. Sì. Allora, stava sfuggendo. Ebbene che forse lo sai anche, ma lo dovresti, ma l'hai verificato? L'ho visto. Sì, sì. Perché ce l'ho con me. C'è un comunicato del capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, cioè il Luigi Birriteri, il quale ha mandato ai presidenti del Tribunale di Asti, Vicenza, Genova, Castroville e Imperia, quindi per quel che riguarda
questi nuovi tribunali individuati nelle ultime ore, una comunicazione urgentissima in cui dice il signor ministro, ed è praticamente di ieri sera o di stamattina, non è di oggi. Il signor ministro ritiene di dover valutare l'adozione di propria iniziativa di un provvedimento, eccetera, ai sensi dell'articolo 8. Il che si fa intendere che questo decreto annunciato con il comunicato stampa non ancora c'è. Sì, difatti stavo appunto arrivando a questo. Anche perché alla fine si dice, ed è bene, è importante, sì, perché alla fine conclude questa nota: nella consapevolezza della ristrettezza dei tempi si fa affidamento sulla preziosa collaborazione delle signorie loro, cioè i presidenti di corte e tribunale, per il rispetto dei termini sopra indicati, dovendo il ministro adottare il decreto entro e non oltre il 13 settembre. Quindi significa che il decreto di ieri, signori della stampa, non c'è, è un comunicato stampa come accennavo io prima, ma non c'è il provvedimento. Questa è l'Italia. Allora, stavo appunto proseguendo. Sì, vi chiedo, vi chiedo scusa perché. Scusami se ti ho anticipato ma stavo dando una continuità su questo. Allora, dicevamo, ieri comunque viene fuori questo comunicato stampa del Ministero della Giustizia, che sarebbe la risultante di una seduta della struttura tecnica del Ministero tenutasi lo stesso giorno. In virtù di questo comunicato stampa noi veniamo ad apprendere ieri che 8 tribunali sarebbero interessati dalla procedura di applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo, quello sulla possibilità di utilizzo degli immobili in via temporanea in attesa dell'accorpamento materiale effettivo. Come è stato già ricordato, le motivazioni che sono a base di quello che noi veniamo a conoscere essere il provvedimento secondo il comunicato stampa non sono però le motivazioni che sono sottese all'applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo. Qui siamo andati a fare perciò una mistura tra quelle che sono, ci ha raggiunto il sindaco di Lucera, prego signor sindaco, grazie. Noi abbiamo lasciato il posto, al centro, stiamo parlando di un problema della collettività che ovviamente deve essere gestito in primis dall'amministrazione delle collettività. E allora dicevamo, le argomentazioni che sono poste a base di questo decreto, che in effetti pare non essere stato ancora emanato effettivamente, ufficialmente, sono quelle riguardanti proprio la legge sulla riforma della geografia giudiziaria. E allora che cosa noi ci possiamo andare a leggere? Comunque un minimo di apertura da parte della politica e della politica che è attualmente presente nel Ministero, perché oggi come oggi non abbiamo più un governo tecnico e quindi non abbiamo più il ministro tecnico, ma abbiamo comunque un governo politico e quindi anche un ministero che dovrebbe a sua volta regolarsi secondo le dinamiche anche della politica, ma noi diciamo secondo le dinamiche della giustizia, perché appunto Lucera ha tutti i motivi perché si possa conservare. Vengono perciò presi in considerazione per adottare questi decreti dei parametri che consentono allora ad alcuni tribunali per i quali i decreti non erano stati emanati di poterli avere. Cioè, che cosa succede? Di questo gruppo abbiamo detto solamente Lucera e Pinerolo avevano avuto la possibilità di utilizzo dei loro immobili in attesa degli spazi che si potessero creare presso i tribunali accorpanti. Vi si aggiungono allora altri tribunali sulla base di 2 parametri. Anche questo ci sembra neanche particolarmente coordinato. Se dobbiamo comunque richiamare la legge sulla riforma della geografia giudiziaria, a questo punto richiamiamoli pure tutti i parametri, anche perché noi su tutti e 6 i parametri siamo nella condizione di tenerci alti. E qui vengono richiamati come parametri quello della popolazione e quello delle sopravvenienze, quindi del carico processuale medio annuale,
che è di 6.874, inteso come limite, per poter consentire a questi tribunali di rientrare nella possibilità di utilizzo degli immobili. Quando parliamo di 6.874 affari complessivi, parliamo comunque di qualcosa che non è nemmeno la metà di quelli che sono i procedimenti che ogni anno vengono iscritti nel nostro circondario. Noi superiamo i 13.000 procedimenti di media all'anno, 13.000. Quindi il fatto stesso di essere chiamati tribunalino ci dispiace, ci rattrista, ci offende enormemente, perché non è proprio possibile essere equiparati a strutture che oggettivamente non raggiungono determinati livelli, quando invece noi non dovremmo essere inseriti appunto in gruppi di questo tipo. Trovandoci perciò con sopravvenienze di questa portata, qual è il significato che possiamo noi andare a cercare di accostare a questo intervento che comunque il Ministero ieri ha fatto, perché i comunicati provengono dal sito ufficiale del Ministero della Giustizia comunque. Allora, pur non essendoci ancora, perché questi decreti non riusciamo ancora ad averli, non li conosciamo, vi è come difatti lo dice anche qui proprio. Ma te dici che sarà entro, quindi non è attuale, è un futuribile. Però il messaggio politico comunque ce lo leggiamo, certo. Glielo si legge. Sta a significare, stiamo comunque cercando, come Ministero non abbiamo altri strumenti nell'immediato, che è solamente quello di fare il decreto ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo, e quindi andiamo anche ad utilizzare degli elementi e dei fattori che non si collegano con le applicazioni di questo decreto legislativo, ma è come se noi dessimo il messaggio che vogliamo che questo gruppo di tribunali, Alba, Bassano del Grappa, Pinerolo, Vigevano, Chiavari, Rossano, Sanremo e Lucera, possano comunque avere la possibilità di essere recuperati per poter essere definitivamente salvati. Il messaggio comunque è di questo tipo, altrimenti non comprendiamo come si è voluto cercare di applicare, facendo una serie di forzature anche di più, questo articolo 8 del decreto legislativo, che altrimenti non era stato previsto per la gran parte degli stessi tribunali. In virtù di queste motivazioni, oggi ci siamo portati per l'ennesima volta al Tribunale di Foggia. Per fare che cosa? Per fare in modo che comunque, se noi riusciamo a conservare nel nostro circondario, e quindi nel nostro Tribunale di Lucera, sede circondariale, come nella sezione di Rodi Garganico, almeno i procedimenti che sono pendenti, e quindi conservare tutti gli uffici che già noi abbiamo, tutto questo costituisce sicuramente una solida base anche sotto il profilo politico, che può far sì che sia recuperabile il nostro circondario con i suoi uffici attraverso degli strumenti legislativi che sono alla portata anche nell'arco di pochissimo tempo, comunque di pochi mesi, perché il governo è nella condizione, secondo la legge delega, di emanare decreti legislativi correttivi nell'arco di 2 anni, si dice qua, dall'entrata in vigore, l'efficacia delle soppressioni, quindi o i 2 o 1 anno, è un problema qui interpretativo. Però se c'è appunto la volontà in tal senso, è possibile procedere al correttivo attraverso uno schema di decreto legislativo che il governo deve portare nel suo Consiglio dei Ministri, nella sua seduta di Consiglio dei Ministri. Quindi la trasmissione di questo schema di decreto legislativo alle Camere e alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato e al Consiglio Superiore della Magistratura per i pareri, che sono obbligatori ma non vincolanti e che devono essere dati entro non oltre 30 giorni da quando ricevono lo schema di decreto legislativo. Dopodiché questo schema torna in Consiglio dei Ministri per l'approvazione. Di conseguenza 2 mesi possono essere più che sufficienti per avere il decreto legislativo correttivo. Altrimenti, altra strada che viene percorsa, perché la politica chiede comunque il rispetto, o meglio, il Parlamento chiede il rispetto. Qui non stiamo parlando di partiti, ma parliamo di istituzioni.
visto che nella interlocuzione il potere esecutivo deve comunque avere il modo di relazionarsi con il potere legislativo, il Parlamento può già prendere in esame il disegno di legge che va ad implicare una proroga generalizzata di un anno per la efficacia delle soppressioni per tutti i tribunali e sezioni distaccate che sono coinvolti in questa soppressione. Mercoledì 11 settembre dovrebbe essere portata in discussione nell'Aula del Senato la proposta di legge, che poi si compone di un solo articolo perché rimanda di l'attuazione, quindi l'efficacia delle soppressioni, di un anno, oppure si dice al 31 dicembre del 2014, quindi un anno e tre mesi. Quindi dovrebbe essere trasmessa all'Aula della Camera e anche lì poter essere approvata. Appare esservi comunque una notevole convergenza di posizioni parlamentari, non unanime, dobbiamo dirlo, però una tale convergenza che implica comunque il raggiungimento della maggioranza. Tornando a questo punto a quello che è la situazione ad oggi, vi è un momento di stand-by per quanto attiene allora la sussistenza o meno di questo decreto del Ministro. Quello che volevamo noi oggi sostenere, in attesa poi di conoscere le novità, che poi a proposito di questa comunicazione che è stata ricordata da Lello, dall'Avvocato Prezioso, è una comunicazione che però è arrivata a mattinata inoltrata, quando noi invece il discorso lo stavamo già affrontando in Foggia, è arrivato verso le 11, era quella di fare in modo quantomeno di prendere, come dire, il favor sia dal decreto di agosto sia dal decreto di ieri, o comunque quello che era stato indicato nel comunicato stampa, e a questo punto fare in modo che potessimo conservare sul nostro circondario sia il settore penale, sia il settore civile e anche la sezione lavoro, perché secondo il comunicato per 2 anni questi tribunali, tra i quali anche Lucera, dovrebbero continuare a svolgere le attività processuali per i procedimenti civili e per quelli delle sezioni lavoro. Poiché la nostra sezione lavoro non era ricompresa nel decreto di agosto, volevamo far questo, fare l'aggiunta appunto anche della sezione lavoro, anche perché altrimenti sinceramente che cosa otteneva Lucera alla fine? Cioè tutto questo lavoro che stiamo facendo tutti insieme, noi, Ordine, Comitato Difesa e Legalità, Amministrazione, politici, parlamentari della Capitanata che ci stanno seguendo in questo mese, per fare che cosa? Poi per non ottenere assolutamente nulla, se non addirittura qualcosa peggiorativa. Cioè è assolutamente assurdo, soprattutto poi per quella che è la posizione oggettiva che ha Lucera. Si rimarrà in stand by per un po' di giorni allora, per vedere che cosa si deve stabilire e decidere a proposito di trasferimenti, speriamo appunto non trasferimenti, di nulla da nessuno degli uffici giudiziari del nostro circondario. Quindi su questo ci dovremo necessariamente aggiornare, perché abbiamo necessità di capire come si sviluppano le situazioni. L'ultima comunicazione appunto delle ore 11, infatti, che tra l'altro poi è inviata non anche alla Corte di Appello di Bari e al Tribunale di Foggia e quindi anche a quello di Lucera, ma è inviata neanche a Pinerolo, ma è inviata perciò agli altri che hanno avuto questo decreto, ci fa ritenere che si possa fare un lavoro interpretativo nella direzione che noi diciamo a proposito del decreto di agosto, ma nello stesso tempo sia necessario e sia indispensabile ampliarne comunque la portata pure per Lucera, perché altrimenti le giustificazioni che sono state addotte per gli altri tribunali non verrebbero chissà poi più per quale motivo a valere per il Tribunale di Lucera, quando, torniamo a ripetere, se noi prendiamo a riferimento il limite dei 6.000 affari processuali, noi ne abbiamo più di 13.000, davvero significherebbe per noi essere totalmente maltrattati. Le iniziative che si devono adottare sotto il profilo istituzionale saranno quelle di rappresentare una serie di motivazioni adeguate a tutela, sta squillando la sveglia, quindi devo fermarmi nel mio dire perché mi ero dato un limite, e dobbiamo a nostra volta anche fare la nostra parte, perché
come chiede il Comitato e come certamente verrà fatto dall'amministrazione di Lucera, dall'amministrazione di Rodi Garganico, dalle amministrazioni tutte del circondario, si abbia una fortissima sensibilizzazione per la collettività, perché è la collettività in particolare che subisce un enorme danno da questa condizione. La parola al signor Sì, noi i microfoni no, sono... Farò anche un comunicato in cui inviterò la cittadinanza, meglio se invitarla sulla scorta di un calendario che andiamo a prefigurare e a concordare. Noi ci vediamo lunedì alle 10 per definire questo.